Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono panna fresca, cioccolato fondente, zucchero e gelatina in fogli. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo a bagno in acqua fredda i fogli di gelatina che ci serviranno dopo. Adesso versiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo zucchero semolato. E azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale adesso versiamo la panna fresca. Facciamo cuocere per 5 minuti gradi, velocità 4. A questo punto prendiamo i fogli di colla di pesce o gelatina, li strizziamo per bene e li mettiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Facciamo proseguire la cottura per 2 minuti. A 80 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in degli stampini monoporzione. Dopo aver riempito gli stampini monoporzione, lasciamo raffreddare in frigo per almeno 6 ore. Trascorse le 6 ore, abbiamo messo in freezer per una mezz'oretta gli stampini, così ci verrà più semplice, uscirli dallo stampo stesso. Iniziamo a tirarli dal lato. Vedete che tende a staccarsi. Dopodiché muoviamo anche la parte centrale per farlo staccare. E poi lo giriamo sotto sopra e proseguiamo a farlo girare schiacciando sulle pareti. Inizia a uscire. Ed ecco qui la nostra panna cotta. Andiamo a impiattare. Panna cotta al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.